Grazie Stefania, ne approfitto subito per salutare anch'io tutti i presenti e per scusarmi in anticipo, le mie condizioni di salute odierne non sono ottimali, quindi mi perdonerete se ogni tanto dovrò schiarire la voce. Allora, entriamo ora nel vivo dei rapporti tra educazione e social network. La panoramica offerta da Stefania sui concetti chiave che ci servono per comprendere il funzionamento di questi dispositivi, ecco, l'overview che ci ha fornito Stefania costituiscono una base imprescindibile. Ora però entriamo nel merito delle possibili articolazioni dei rapporti tra social network e educazione. Il primo ambito che abbiamo affrontato nel volume, come già Stefania ha anticipato, è quello dell'educazione ai social network. Forse qui sorge spontanea una domanda, ma cosa significa educare ai social network? Dobbiamo insegnare ai nostri figli, ai nostri studenti, nipoti e così via ad iscriversi a Facebook? Non era forse il problema quello anzi di in qualche modo tutelare la loro presenza nei social network, come addirittura impedendola, ricordiamoci che l'iscrizione ai social network è vietata per i minori di 12 anni. Quindi che senso ha questa espressione, educazione ai social network? Ecco, sgombriamo subito il campo da possibili equivoci. La prospettiva che noi abbiamo adottato per affrontare questa prima articolazione dei rapporti possibili tra il mondo dei social network e quello dell'educazione è la prospettiva tipica della media education, dell'educazione ai media e quindi di una educazione ad un uso consapevole di questi dispositivi tra, come leggete qui in questa slide, tra tutela e empowerment, tra protezione e empowerment. Ossia, da un lato l'attenzione è a fornire strumenti di consapevolezza per una gestione adeguata, sicura, potremmo dire, di questi dispositivi e dall'altra incapacitazione, cioè fornire capacità che possano condurre la persona ad utilizzare questi media come strumenti di espressione di sé. Un mezzo, un media è, ricordiamolo, uno strumento per comunicare, per esprimersi, ma il possesso dell'utensile non garantisce la qualità della prestazione. Quindi si lavora anche sull'incapacitazione. La media education si è sempre occupata di tematiche relative a rischi e insidie, pericoli e opportunità dei media. Quindi potremmo dire che ancora una volta ci ritroviamo davanti a problematiche vecchie, non nuove, ma da un certo punto di vista. Da un altro punto di vista, abbiamo ora a disposizione dispositivi molto più sofisticati, dispositivi personali che quindi instaurano un rapporto diretto appunto con la persona e quindi le problematiche, per quanto vecchie, si riconfigurano. Alcuni quesiti che abbiamo affrontato nel volume sono qui sintetizzati. Come gestire la propria identità nei social network? Sappiamo bene come l'essere nei social network comporti prima di tutto crearsi un profilo, quindi curare la propria immagine personale, proiettare un'immagine di sé all'interno delle reti. In che modo coniugare le esigenze di visibilità, che in alcuni casi, ad esempio, come prima anche Stefania citava, nei contesti professionali una certa visibilità ha dei ritorni evidentemente utili. Come coniugare queste esigenze con il bisogno, ad esempio, di tutelare la privacy e la sicurezza? E fino a che punto possiamo fidarci dell'autenticità delle informazioni che gli altri utenti mettono a disposizione e condividono nei social network? Come possiamo formare un giudizio di credenza sull'affidabilità del nostro interlocutore. Come si riconfigurano infine le relazioni, gli affetti, le emozioni,
in ambienti caratterizzati proprio dall'idea di essere sempre connessi. Questi interrogativi che appunto celano oppure portano, recano in sé problematiche che preesistono evidentemente ai social network. Basti pensare per esempio alla tematica della fiducia. Il tema della fiducia online è un tema che si è posto da più di 10, insomma, da circa una decina di anni fa, un problema che si pone nella misura in cui l'ancoraggio ai sensi viene meno attraverso la mediazione e quindi chiaramente la preoccupazione dell'affidabilità cresce. Ma oggi i social network riconfigurano anche questa tematica. Molto brevemente, se dovessimo tematizzare i concetti chiave che questi interrogativi sottintendono, li potremmo ricondurre fondamentalmente a cinque nozioni chiave. Una prima nozione chiave riguarda proprio l'identità, che nei social network si configura come un gioco tra, potremmo dire, esplorazione di sé ed esibizione narcisistica e frammentaria. Qui mi piace riportare questa citazione che ho tratto dall'ultimo testo di Sherry Turkle. Come voi sapete, Sherry Turkle a metà degli anni 90 aveva scritto un bellissimo testo in cui in realtà celebrava, no, le opportunità offerte dal computer di esplorazione dell'io multiplo, delle molteplici personalità di cui l'individuo è dotato. Oggi Sherry Turkle potremmo dire che ha fatto un passo indietro, non vede soltanto questo aspetto positivo di esplorazione e ampliamento del sé, ma evidenzia anche i rischi di frammentazione ed esibizione narcisistica legati a questo bisogno di esibizione continua. E ho riportato volentieri questa citazione del lavoro di Sherry Turkle, un lavoro che è di carattere proprio etnografico, in cui appunto Audrey spiega che un avatar è un profilo di Facebook che prende vita. L'importante è offrire una esibizione di te stesso. Quindi questa centralità è la società narcisista, no? Quella di cui parla Lush, che sembra aver trovato nei social network un proprio canale di espressione. Un altro, però, accanto a queste derive, poco confortanti, se vogliamo esprimere un apprezzamento, una valutazione, vi sono però anche aspetti positivi legati all'engagement, alla partecipazione, alle nuove forme di appunto impegno anche civico, anche sociale che le reti possono supportare. In particolare qui è un autore come Jenkins che ha sottolineato il fatto che i social network possono offrire ai giovani opportunità di fare esperienza di ruoli partecipativi, con ricadute positive sullo sviluppo delle loro capacità critico-argomentative e dialogiche. Partecipare ad un'impresa condivisa costringe il soggetto a confrontarsi con gli altri, a dialogare con gli altri. E nella misura in cui i social network abilitano queste forme di confronto, supportano la formazione di competenze di partecipazione e dialogiche. Accanto però a queste derive narcisistiche, queste maggiori possibilità di partecipazione, altre problematiche si pongono sul versante della privacy. Il problema della privacy nei social network è un problema serio e anche complesso. Serio nella misura in cui alcune recenti ricerche condotte in particolare da Sonia Livingstone rivelano come giovani, anzi a questo punto persone sempre più giovani, come ad esempio i preadolescenti, con una certa leggerezza pubblichino su Facebook ad esempio dati personali come il proprio numero di cellulare. Quindi con una certa disinvoltura siano disposti a esibire, pubblicare, comunicare dati che permettono la facile identificazione e localizzazione del soggetto, con tutte le conseguenze che questo comporta. E questo è un dato allarmante. Al tempo stesso, proprio i giovani che forse corrono più rischi
hanno un'idea di privacy che non è detto che corrisponda con la nostra. Questo è un aspetto che io cito sempre perché mi ha molto colpito personalmente e penso che anche i lettori rimarranno colpiti nello scoprire che da ricerche condotte da Dana Boyd, una delle maggiori studiose dei social network, in particolare con particolare riguardo a questa, alla fascia degli adolescenti, Boyd mette in luce come per un adolescente il concetto di privacy consiste essenzialmente nella riservatezza rispetto agli adulti che sono più prossimi a lui, quindi ad esempio genitori, insegnanti. In altri termini, privacy significa nascondere ai genitori e agli insegnanti sostanzialmente. E capiamo bene che le visioni che gli adolescenti hanno di questo concetto influenzano molto anche il modo in cui poi gestiscono le proprie informazioni online. Ma vi è di più, noi, come dire, con Stefania amiamo problematizzare fino all'esasperazione, se vogliamo. Si può parlare di un vero e proprio paradosso della privacy nei social network. Perché? Perché da un lato le persone manifestano preoccupazioni, direi quasi un'ansia nei riguardi della protezione dei propri dati personali. Si ha sempre il sospetto che qualcuno se ne appropri e del resto a buon diritto, visto che oggi si parla sempre più anche di furto di identità. Ma dall'altra si rivelano sempre più informazioni personali e dettagliate nel proprio profilo personale. Quindi c'è questo elemento paradossale che da un lato appunto vede il soggetto che narcisisticamente si esibisce sul proprio profilo condividendo il maggior numero possibile di informazioni personali e dall'altra questa grande ansia, questa grande preoccupazione di subire furti di identità. Questo paradosso che cosa ci indica? Ci indica che come sempre internet va vista dal mio punto di vista in termini ambivalenti, come un luogo di opportunità e di rischi. Non si esce da questo paradigma. Chi vuole demonizzare o esaltare questi ambienti al di fuori di quello che concretamente, praticamente in essi accade, è un po', diciamo, lontano dal fornire un aiuto all'internauta che criticamente voglia porsi in questi ambienti. Credibilità. Il tema della credibilità è un altro, lo dicevo prima, lo ripeto sottolineando, un altro nodo chiave, e come osserva quest'autore, il problema, la credibilità si fonda sulla fiducia, la fiducia proprio per filosofia, proprio la filosofia ci insegna che la fiducia si radica nei sensi. Quindi è chiaro che quando parliamo di fiducia online si pongono evidenti problemi. E però, ecco, questo è un dato interessante che osserva questo autore Mesh, la formazione della fiducia online è un processo sì difficile, ma una volta che si è stabilita, essa aiuta a mitigare le percezioni di rischio, di incertezza e di vulnerabilità che sono associate alla rivelazione di informazioni personali ed identificative. Quindi sostanzialmente qui l'idea è che l'utente in internet si impegna nel costruire un'immagine di sé, nel curare la cosiddetta reputazione. Una volta che questa immagine si è consolidata, si è stabilizzata, diciamo, il rischio di inaffidabilità sembra in qualche modo diminuire. Un ultimo nodo fondamentale che a mio avviso è stato esplorato ma non ancora a sufficienza è quello delle emozioni. È un tema anche qui ambivalente, complesso e tanto per farsi un'idea, alcuni studi sul cosiddetto, sulla pratica del defriending, cioè quindi del togliere l'amicizia a qualcuno che fa parte dei nostri amici in Facebook, questa pratica, osservano alcuni autori che se ne sono occupati, suggerisce una sorta di dimensione riflessiva nella gestione delle relazioni nei social network, cioè l'utente seleziona chi ci deve essere e chi non ci deve essere. Quindi non è in qualche modo una accettazione acritica di qualsiasi cosa. O anche il defriending dimostra l'esistenza di una reazione ad un'azione, quindi comunque parliamo di aspetti istintivi ma mediati da questa riflessività che porta a selezionare. Dall'altro però
questa pratica è anche indicativa di alcune pratiche che sembrano diffondersi tra i nostri adolescenti, ma non solo, pratiche semplicistiche di gestione degli affetti, il famoso ti rimuovo con un click, che da un punto di vista, diciamo, più alto, potremmo definire analfabetismo affettivo, come ci segnano alcuni autori che se ne sono occupati. Questi i temi, no? Se queste sono le problematiche, le ho veramente riassunte in modo estremamente succinto, nel testo, ognuna di queste tematiche viene affrontata in profondità con riferimenti a una varietà di studi che portano proprio dati, e informazioni, su come le varie dimensioni sono state analizzate in letteratura. Comunque, in breve, se queste sono le tematiche, i nodi essenziali, quali sono le competenze, le skills, le abilità, le capacità che dovremmo promuovere nei soggetti per un uso consapevole e attivo, potremmo dire attivo, barra creativo, partecipativo dei social network. Qui, rielaborando uno schema che abbiamo messo a punto anche insieme ad Antonio Fini, che qui stasera è presente, e al professor Antonio Calvani, uno schema che abbiamo utilizzato per definire le componenti della competenza digitale, con Stefania abbiamo recuperato questo schema e l'abbiamo ampliato, mettendo meglio a fuoco e dando più corpo a quella che qui vedete denominata dimensione sociale. In breve, le componenti concettuali di questa competenza, quella riconducibile all'utilizzo dei social network, sono quattro: una di carattere più tecnologico, una di carattere più cognitivo, una di carattere più etico e una sociale. Non ho tempo di analizzare le varie dimensioni, su queste ci torneremo, però, come dice il nome, l'aggettivo che qualifica ciascuna di queste dimensioni, quando si parla del versante tecnico ci si riferisce soprattutto della comprensione delle grammatiche che hanno ispirato proprio il design del dispositivo, come funzionano, eh? Bisogna capire il funzionamento della macchina. Quando si parla della dimensione cognitiva ci si riferisce soprattutto ad attività di decodifica e di valutazione dell'affidabilità e della credibilità delle fonti, ma anche pratiche di creazione attraverso il famoso remixing. Se vogliamo tornarci sopra dopo, lo possiamo fare. La dimensione etica, che avrà a che fare soprattutto con tematiche relative alla gestione della privacy, dell'identità personale, del rispetto degli altri, e la dimensione sociale, cioè del lavoro collaborativo e della partecipazione attiva a reti di interesse. Ma se queste sono le skills, se queste sono le competenze, come possiamo formarle? Nel testo, per ciascuna delle dimensioni, vengono indicate alcune attività che qui sono solo sommariamente riportate. Un primo gruppo di attività è ovviamente dedicato alla dimensione tecnologica, e qui ci interessa soprattutto sviluppare consapevolezza rispetto alle pratiche tecnologiche personali e alla capacità di problem solving tecnologico. Proprio per questo, tra le attività suggerite vi è ad esempio la costruzione del diario degli usi, oppure esplorazioni semiguidate, volte in qualche modo attraverso checklist, ad esempio, a portare il soggetto a riflettere sul funzionamento del dispositivo. Dimensione cognitiva, l'abbiamo già detto prima, capacità di ricerca, valutazione, affidabilità delle informazioni, quindi qui cruciali sono attività che ruotano intorno al cosiddetto information problem solving. Dimensione etica. Nella dimensione etica, un'attività che tipicamente possono essere realizzate per lavorare su questo aspetto sono giochi di ruolo, simulazione, giochi di gruppo. Perché? Perché consentono di creare situazioni prive di rischi in cui comunque le stesse persone agiscono comportamenti e possono valutare possibili conseguenze, ma in termini, come dire, sicuri. Dimensione sociale. Questo gruppo di attività dovrebbe condurre alla formazione appunto di capacità collaborative, partecipative e tipicamente attività che si potrebbero svolgere
consistono nel lavoro collaborativo, nella partecipazione a reti, nella condivisione di una serie di regole per la partecipazione ai social network. Qui ho dato dei flash. Ho dato dei flash, nel testo vi sono dettagli maggiori e inoltre vi sono anche delle schede pratiche, operative, cosiddette buone pratiche alla fine del testo, in cui si trovano anche ulteriori spunti per poter lavorare sulla formazione di queste competenze. E a questo punto ripasso la parola a Stefania.